Ciao ragazzi, sono War. Cosa è successo? Perché non c'è Red? Perché Red ha deciso di ammalarsi e quindi ha lasciato a me per questo pillole il fardello di portare avanti il video. Ho scelto un argomento accattivante che è il mio tattico. Questo è quello che uso in urbano nel setup ispirato CTSFO. Vi apparirà l'immagine, spero che Red lo... CTSFO. E sono le forze speciali inglesi, quindi l'antiterrorismo. Allora, la base del setup urbano, che non vi faccio vedere tutto, ma solo il tattico principalmente, è grigia, quindi wolf grey color cemento, mentre invece la buffetteria è nera, full black. Analizziamolo nel dettaglio. Abbiamo come base un tattico che è un CPC della Templar Gear, Crusader Plate Carrier, e quello che abbiamo già recensito in versione rock, quindi con gli sganci rapidi. In urbano ho preferito non avere gli sganci rapidi perché sta un filo più aderente. Io ho un problema con la sottilezza, che Templar per fortuna risolve, cioè sono davvero troppo sottile. Difatti, se notate, il cinturone è staccato perché tutti i manichini sono comunque più grassi di me. Comunque, banda alle ciance, andiamo avanti. Allora, il tattico è tutto quanto laser cut, come tutti i CPC ha qui davanti la possibilità di sganciare il pannello frontale e sostituirlo con un altro, con un'altra configurazione di tasche. Comodo perché avendo l'MP7 GBB, ad esempio, che uso spesso in urbano, le tasche non vanno ovviamente bene, quindi cambio il pannello e risolvo al volo. Come sul frontale è abbastanza spoglio, patch monopoli che è d'obbligo, e fatelo anche voi a casa ragazzi. PTT M51, le armor dedicato e armor per i cuffioni che uso per il sistema di comunicazione, che sono invece gli M32. Allora, frontale tripla, porta caricatori, M4, M16, comunque 5.56, e la Claw Gear. Claw Gear non fa le triple, fa... le singole, quindi sono tre singole. Sono belle queste tasche, le abbiamo secondo me già recensite, perché così sono chiuse, hanno un design un po' minimal, un po' particolare. Invece se facciamo così si aprono, il caricatore comunque non esce perché dentro sono tutte quante gommate, e all'esigenza comodo, specialmente quando ci sono partite lunghe, non sei sicuro di doverli usare, li tieni magari due chiusi, uno aperto, oppure se è un CQB frenetico le tieni tutte e tre aperte, così l'estrazione è immediata. Però molto bello il design, molto comodo, le sto usando da circa un annetto e in realtà, a parte qualche speluccamento stupido, ad esempio il velcro regge da Dio, non si impiglia niente, quindi spettacolari, promossissime. A ragion veduta, forse preferirei comunque Templar Gear, quelle che avrò sul laterale che adesso vediamo. Però, visto che sono particolari e ce ne hanno davvero in pochi, ho preferito adottarle. Sul lato sinistro, il mio destro, ma per l'operatore è il sinistro, quindi tutto ciò che è accessibile senza lasciare il fucile. È altra taschina Claw Gear, che è la sorellina minore di quelle davanti, lo stesso sistema backward, e sarebbe per i caricatori pistola. Io però la sto usando per metterci una torcia, utilizzo a mano perché non si sa mai. Urbano ogni tanto ci sono delle zone che sono nere e magari con la pistola è comodo usare. E due caricatori di refill per l'anteriore, quindi altri due caricatori sono sempre soliti PTS. Ecco, queste sono le tasche che a ragion veduta avrei adottato sul frontale. Sono sempre delle Templar Gear come il tattico, e sono bellissime perché sono fatte davvero davvero bene. Dentro sono gommate e sopra sono aperte. Hanno i frontali che agganciano qui, il frontale e il posteriore in gomma e il laterale in plastica per permettere lo scorrimento. E sono di una comodità atomica. Infatti peccato, ma comunque fanno anche il loro figurone. Inoltre fanno vedere sui PTS i colpi, e secondo me è un effetto visivo allucinante. L'ultima tasca sul lato sinistro, che era dentro inaccessibile, ma meglio così, e la tasca portaradio, sempre rigorosamente Templar, e che praticamente nasce per le Midland, cioè avete una Midland G7 G9 in tutte le varie declinazioni. Questa tasca portaradio è fatta praticamente apposta perché ha lo svasino qui per l'antenna, quindi quando poi la vai a chiudere ti lascia tutto coperto ma lascia l'antenna libera, e copre anche il tasto del volume, che solitamente sulle Midland è talmente morbido che basta una folata di vento e si sposta. La radio, come dicevo, è una Midland, io uso la G9. Lato destro per l'operatore, sinistro per me. Comunque, abbiamo tutte quelle cose che non sono necessariamente utilizzabili con l'arma in mano. Abbiamo una granata stordente messa al primo posto, subito tenuta ferma da una tasca Blue Force Gear, porta caricatori 5.56 elastica. Perché una 5.56 elastica? Perché in realtà è per questo tipo di granate, che adesso vi faccio vedere, la più comoda per l'estrazione e non la migliore per la ritenzione, vedremo dopo perché.
Intanto vedete che subito c'è a tirar fuori e, è una flashbang marca Tajin, modello FBG6, 2 secondi di ritardo. Sono molto buone perché si comportano esattamente come le granate vere, quindi come metodo d'utilizzo, e l'effetto diciamo che è similare. L'effetto dell'astordente è essenzialmente un boom. L'abbiamo messa al suo posto, mi rincresce un po' usare questa tasca perché in realtà non è sicura. Non è sicura perché la granata, basta che voli via la sicura e se non state tenendo la spoletta esplode. Se avete timore, siete timorosi delle vostre granate, passiamo alla prossima tasca e vedete come si risolve. Quella di fianco in realtà ha più d'estetica che di funzionalità. È una tasca porta granata fumogena Templar Gear. Le tasche porta granata fumogena, stordente e frammentazione di Templar hanno un sistema di sicurezza che è allucinante. Essendo pensato apposta per le granate, hanno ragionato questo sistema di chiusura e ritensione per la parte superiore, per la linguetta superiore che va a chiudere la tasca. E in più, spero si veda, qui di fianco c'è uno scompartimento apposta esterno alla tasca che tiene bloccata la spoletta. Quindi se per qualsiasi motivo dovesse togliersi la sicura, la spoletta comunque rimane bloccata, quindi la granata in tasca non potrà mai esplodervi. E è una sicurezza non da poco, specialmente se si girano con un po' di granate, quindi promossissima la Templar. Non l'ho potuto usare per la prima flashbang che lancerei perché purtroppo questo modello di granate della Tajin fa davvero fatica a entrarci, ci entra ma l'estrazione non è abbastanza rapida. Questa in particolare è una fumogena, è la TAG 18, replica della classica fumogena che c'è proprio su COD. Non la uso mai perché fa davvero poco fumo, ma delle Tajin e delle sue granate ne parleremo in recensione apposita. Preferisco usare l'Enola, ma visto che in urbano non ne uso tanto di fumogena, ho detto mettiamoci quella bella, perché questa è oggettivamente molto bella, che fa setup e poi in futuro ragioniamo. L'ultima tasca su questo lato è una tasca porta caricatori di riserva per chi di squadra rimane senza. È una doppia, ce n'è uno solo, vabbè l'altro sarà andato disperso qualcuno. E adesso devo metterci un simbolo perché sennò si confonde con questa della buffetteria. Se è sempre bene avere, visto che pesa davvero poco, un caricatore o qualcosina in più sulla schiena, lato posteriore, così chi di squadra rimane senza qualcosa passa un attimo, se lo prende con l'ottica di restituirmelo, e può usare magari un caricatore se è a corto in quel momento. Molto comodo quando si fanno ingaggi particolari, specialmente in CQB dove c'è bisogno di coordinazione. Andiamo ad analizzare il retro. Il retro ha ovviamente il peccione police grosso quanto una casa, perché CTSFO esagerato. A01 è il codice di squadra mio personale, e abbiamo poi flashbang di squadra. Qui ho usato invece la e Chylum Simple Flow Gear per eventuali usi e soprattutto setup. Tasca utility, in cui tengo solitamente piccole cosine di riserva, può essere un taccuino, una penna, una barretta energetica, una granata in più se so che ne userò e me ne serviranno altre, quindi utility generica, sotto cui passano i cavi che poi vanno alla radio. Sotto ho messo invece la maschera antigas in onore di Warzone, perché sono un gran coddaro e visto che su COD c'è l'operatore CTSFO e ha effettivamente la maschera antigas, non è esattamente questa ma vabbè, e che effettivamente anche la realtà spesso ce l'hanno, ho detto la metto anch'io, tanto pesa 200 grammi, nel senso sulla schiena non ci faccio neanche tanto caso. Allora ragazzi, questo è quanto, è uno dei miei setup, non è tutto il setup ma soltanto la buffetteria tra virgolette, e spero di avervi dato qualche idea, qualche nozione, qualche aiuto su come studiare il vostro di setup. In ogni caso siamo sempre a disposizione, quindi su Instagram, su WhatsApp, su Google messaggi e Facebook un po' meno, ma comunque siamo sempre a vostra disposizione. Usate magari WhatsApp, che è più rapido di tutti, per aiutarvi a scegliere e decidere quale tasca migliore per determinare utilizzi o semplicemente qual è il più bello a trovare configurazioni di setup. Tutti i link di quello che ho addosso li trovate in descrizione, quindi andate subito a guardarci. In descrizione trovate anche il link di Instagram, il link di Facebook, il link del negozio, il link del nostro sito. Spero che il video vi sia piaciuto. Purtroppo non sono Red, io non sono Tony Stark. Purtroppo sono un po' meno simpatico, ma il mio compito è fare il War Rage. E fatemi sapere se volete il video di tutto il setup, quindi integrando anche la mimetica, integrando i cosciali, perché ho anche 2 cosciali. Fatemi sapere. Qui da War è tutto. Lasciate un like per pietà, solo per pietà, non c'è bisogno di sentirlo. Con me va bene la pietà. E stay angry. E XNXX comunque.